Stiamo dirigendo alla grotta del Palombaro. Si trova qui a Grotticelle. Per entrare in questa grotta useremo il passaggio che si trova sul lato mare, quindi dovremmo girare tutta la costa e poi entrare dal lato opposto. E c'è anche una spiaggia interna dentro questa grotta. E ora ve lo faremo vedere dal vivo se riusciamo ad arrivarci. Ed eccoci arrivati dietro la grotta, cioè siamo praticamente ora all'entrata della grotta, dall'altro lato, e conviene ora che ci avviciniamo da quella parte, dove possiamo anche parcheggiare e farci un bagno lì vicino, c'è una spiaggia interna come ho detto. Vediamo un po' come si vede sott'acqua. Ora andiamo verso l'altra entrata della grotta. Attenzione! Attenzione! Ok, cercando di non investire contro gli scogli. Cazzo! Oh cazzo! Chissà se questa canoa ritornerà sana e salva al lido da dove è stata presa, che si trova a più di 1 miglio nautico da qui. Ora dirigiamoci verso l'altra entrata. Guardate che spettacolo, che acqua cristallina qui davanti all'entrata della seconda grotta. Ecco, lì non sono mai andato, quindi è inutile che vi dico cosa c'è, perché direi che sono un mucchio di stronzate, se non ci vado direttamente. Ora ci immergeremo in diretta in quel punto e vediamo cosa si trova. Eccoci davanti all'entrata. Ora Joe sta facendo un bagno qui vicino all'entrata e quando avrà finito utilizzeremo la maschera, andremo a vedere cosa c'è. Vedo qualcosa di attaccato all'entrata della grotta. È una spiaggia interna addirittura. Ed eccoci arrivati davanti all'entrata di questa grotta che io chiamerei con lo stesso nome, cioè Grotta del Palombaro, forse è solo un'entrata diversa. Gio, sei pronto? Allora, qua di attaccato c'è qualche corda, non so per quale motivo, c'è una spiaggia interna come vediamo. Mi sa che dovevo portare pure la mia torcia subacquea perché qua è molto buio e bisogna procedere a carponi, cioè abbassandosi, come vedete. È veramente difficile proseguire. Però ora cercherò di attivare la torcia del cellulare e vedremo meglio. Ho attivato la torcia. Sì. Sì, ci sono un po' di moscerini, credo sia normale, però alla fine non credo che ci immagino come nel film della mummia. Quindi possiamo proseguire tranquillamente. Sì, ragazzi, voi vedete bianco nel video, ma noi siamo nel buio completo perché quello che vedete è opera della torcia del cellulare. Stiamo procedendo davvero nell'ignoto e ora dobbiamo andarcene perché c'è un topo morto, Gio. E Gio ha la fobia dei topi, quindi Gio non può proseguire oltre questo punto. Io invece vado un attimo avanti, sta grotta non vuole finire ed è finita, è finita. Qua ci sono solo detriti e basta, cioè, non c'è nient'altro. Bene, questo è tutto. Ora cerchiamo di trovare l'uscita. Ed eccoci tornati all'uscita. Non ho parole per quello che ho visto, cioè non pensavo mai che ci fosse qualcosa di simile qui a Grotticelle. Sicuramente invito quando vi trovate in questi luoghi a
a fare un giro nei dintorni dello scoglio di Capo Vaticano e vedere un po' cosa c'è. Da noi è tutto. Ci vediamo alla prossima.